www.sardiniapost.it, il nuovo quotidiano online che racconterà fatti e notizie della Sardegna. Cronaca, politica, economia e cultura. Parlano i protagonisti, ma soprattutto i cittadini. Organizzata dalla FASI e dal mondo dell'emigrazione, perché siamo a scadenza della convenzione per la Sardegna, sia dai grandi aeroporti di Roma e Milano, ma soprattutto noi siamo qua a Bologna per la convenzione 2, quella che riguarda gli altri aeroporti dell'Italia, compreso Bologna, Verona, Firenze e Torino, che questa questione di questi aeroporti non è stata da un anno ancora portata all'attenzione della Giunta, o non è stata presa ancora una decisione o preparato un piano per questi aeroporti. Scade la convenzione, non sappiamo se verrà prorogata, noi ne chiediamo la proroga. Io mi chiamo Paolo Piras, studio e vivo a Bologna da 8 anni, sono originario di Arborea, un paese in cui torno praticamente in media 3 o 4 volte all'anno, quindi sono, diciamo, 6-8 biglietti aerei per una media di circa 80 euro a volo con un diretto meridiana, sono un bel po' di soldi tutto l'anno che vanno ad incidere sulle spese annuali, oltre ad affitto, alloggio e ovviamente tutto ciò che spendo per stare a Bologna. In caso venisse a mancare il supporto per la continuità territoriale, ovviamente per me, ma per tutte le altre decine, centinaia di sardi che vivono fuori dalla Sardegna, per noi sarebbe una gran bella mazzata. Le possibilità ci sono già nelle leggi e probabilmente si potrebbe trovare anche un modo diverso di concepire la continuità territoriale, allargandola non soltanto all'Italia ma puntando magari a una continuità territoriale per tutta l'Europa. Gli svantaggi dell'insularità sono svantaggi ovviamente prima di tutto dei sardi residenti, ma poi sono anche dei sardi emigrati e sono di tutti gli italiani, direi di tutti gli europei. Si deve misurare lo svantaggio del costo dei trasporti sulla base del fatto che noi siamo isolati dal mare e questo isolamento pesa su tutti. È un isolamento che quindi impedisce lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. È un isolamento che penalizza fortemente il turismo. Ecco perché noi chiediamo una tariffa uguale per tutti. Allora, buongiorno a tutti, io sono Curreli, Pietro Paolo, di nato a Godda, da 35 anni qua a Bologna, che vivo lì a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena. Faccio il lavoro da autista. Da sempre frequentato il circo, che anche tanti anni anche come vicepresidente, e speriamo che ci troviamo oggi qua per fare questa lotta per la continuità territoriale, sperando che noi veniamo a capo, perché non è possibile con i prezzi che ci sono in giro lì andare giù nella nostra terra animata almeno una volta che... Ciao, sono Bruno Senda, sono di Gavoi, sono a Bologna dal 1989, attualmente sono il capogruppo del centro-sinistra in quartiere Porto. L'iniziativa di oggi penso che sia di vitale importanza per noi immigrati che viviamo a Bologna, ma che continuiamo a mantenere un legame con la Sardegna, essendoci genitori, amici e quant'altro. E penso sia una vergogna, perché se dovessero togliere la continuità territoriale sarebbe un arretramento di 20 anni, perché non, ricordiamoci che anni fa, se uno voleva raggiungere la Sardegna anche per visitare i propri genitori, i biglietti costavano l'ira di Dio. Allora, mi chiamo Giuseppina Pira, vengo da Parma perché sono presidente del circolo dei sardi di Parma e vengo da Butti. Io sono nata lì. Vengo qua perché, vabbè, stamattina avevamo la riunione di circoscrizione dei circoli del nord-est. Abbiamo approfittato
per fare questo presidio, perché ci è giunta la notizia un paio di giorni fa, oltretutto pubblicata sul quotidiano il 16 ottobre, che praticamente si sta rimettendo in discussione il discorso della continuità territoriale. Naturalmente non possiamo essere favorevoli, anche se ci dicono che niente è certo, però sul niente è certo noi sappiamo benissimo che è già quasi tutto certo, che è già quasi tutto programmato. È assolutamente una penalizzazione che viene data non soltanto ai sardi, ma in genere anche a tutti quelli che vogliono frequentare la Sardegna per vari motivi. La manifestazione continua a Torino domani all'aeroporto di Caselle e settimana prossima, sabato prossimo, abbiamo Pisa, Roma e Milano. Roma si conclude con un convegno con alcuni tecnici e alcuni anche parlamentari sardi per evidenziare questo disagio per il collegamento della Sardegna, per il DAP e la Sardegna, per arrivare anche ad un accordo che possa essere poi definitivo per tutti.